Signori e signori, buonasera, benvenuti al Palestra ad assistere alla partita valida per il recupero della 14ª giornata del girone di andata del campionato italiano di basket in Serie 2. Il girone Ovest si affrontano stasera qui a Siena l'Angelico Biella e la Mezzana Basket 1871 Siena. Sì, funziona. Perché se si sta zitti non si può sentire. Basta chiacchierare. Addio caro. Oh, ma qua chiamo io Franz. Sabato 14 gennaio ospita al Pavio Francesca Brambilla, l'aliena di Avanti, un altro programma di Paolo Bonolis. Discoteca Papiona, tutta l'Italia. Bianconi Uomo, Veste, Menzana Basket 1871. Qualità artigianale di altissimo livello. Petto ristorno di Viale dei Grandi Centri ad Arezzo. Bianconi Uomo. Sportivi, edicola il numero di gennaio di Rivista Sport, la rivista senese di critica e attualità sportiva al suo 34esimo anno di vita. Mese Sport. Questo qui, te sai una sega. Eccoci giunti al momento della presentazione delle squadre. Pronto, 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, prova. Roberto pronto, si sta per entrare. Viva la topa. Numero 7, Mike Hall. Numero 12, Federico Massone. Numero 16, Marco Peruto. Numero 18, Luca Pullone. Numero 21, Niccolò De Vico. Numero 22, Mattia Udo. Numero 23, Matteo Pullone. Numero 27, Luca Rattalino. Numero 32, Amedeo Tessitori. L'allenatore dell'Angelico Biella, il signor Michele Carrera. Assistente, Francesco Viola. Amici sportivi all'ascolto di Radio Siena TV, buonasera a tutti da Matteo Borzi, collegato in diretta con voi dal Palasport di Viale Sclavo, dove fra qualche minuto andrà in scena l'incontro valido per il recupero della 14ª giornata del girone di andata del campionato di basket di Serie A2 tra Mezzana Basket 1871 e Angelico Biella. Tutto è pronto qui al Palasclavo con la presentazione delle due squadre che si stanno in questo momento disponendo sul parquet proprio in vista dell'inizio di questa gara. Allora io vado subito a salutare i miei compagni di viaggio che sono Sandro Bonelli e Tommaso Mandriani. Buonasera Sandro, partita importantissima per la Mezzana in cerca di riscatto. Mezzana che torna in casa tra le mura amiche del Palasclavo dopo una lunga serie di sconfitte, ci sarà bisogno di riscatto. Sì, buonasera intanto a tutti. C'è bisogno di riscatto certamente, c'è bisogno di due punti per irrorare una classifica che è diventata chiaramente un po' corta per Siena dopo appunto gli stop consecutivi che si sono registrati. E stasera certo non è un'occasione delle più semplici, perché a Siena gioca la migliore della classe, quella Biella,
che finora ha visto il campionato dall'alto del suo potenziale. Siena che però è chiamata chiaramente a cercare di rispondere presente in qualsiasi degli appelli che arrivino, e stasera chiaramente può essere un'occasione tanto di replicare anche a quello che è stato il richiamo da parte di coach Griccioli, che ha chiesto a tutti grande impegno, grande attenzione, grande voglia di lottare, perché nessun avversario certamente è insuperabile, questo ce lo dice anche la classifica, anche se le partite non si presentano chiaramente comode come quella di stasera. Un avversario, Biella, accreditatissimo, che ha mantenuto molto del proprio organico della scorsa stagione, soprattutto i due americani Ferguson e Hall, oltre a De Vico e a Venuto, poi con innesti mirati come quelli di Tessitori e dell'ex Menzanino Udom, certamente hanno fatto una squadra compatta, magari non lunghissima, ma certamente compatta e molto molto affidabile dal momento che presenta il suo quintetto base. Bene, grazie Sandro per la tua analisi, un breve commento anche proprio sulla squadra avversaria, della quale tra poco andremo a leggere il roster con il nostro Tommaso Mandriani. Un impegno duro questa sera per la Menzana contro la prima della classe. Impegno sicuramente molto duro, Siena, l'avete detto, ha bisogno di tornare prima possibile alla vittoria, vittoria che manca dalla partita interna per l'appunto contro Tortona, era un mercoledì anche allora, mercoledì 23 novembre, vediamo porti bene il fatto di giocare infrasettimanale, passato molto tempo, Siena, l'ha evidenziato anche Griccioli, non gioca in ritrova il parquet di casa dall'8 dicembre quando appunto disputò l'ultima partita casalinga, dopodiché tre trasferte con tre sconfitte. Anche Biella, per quanto conservi ancora oggi la testa della classifica del campionato di Serie A2 Girone Ovest, in realtà non è in un momento brillantissimo, viene da due sconfitte, una entrambe esterne, anche loro sono la terza trasferta consecutiva contro Casale Monferrato e contro Scafati, però è una squadra, come giustamente avete detto, che merita rispetto, a una squadra ben costruita con un buon mix di esperienza e di gioventù. Bene amici sportivi all'ascolto di Radio Siena TV, di nuovo buonasera a tutti da Matteo Borzi, Sandro Bonelli e Tommaso Mandriani. Come detto, siamo qui per seguire insieme la quattordicesima giornata, il recupero della quattordicesima giornata del girone di andata del campionato di basket di Serie A2, di fronte la Menzana Basket 1871 e l'Angelico Biella. Abbiamo visto quindi un po' le due formazioni, diciamo le caratteristiche e soprattutto la difficoltà e l'importanza dell'impegno di questa sera. Uno sguardo proprio ai roster che sono in campo tra poco qui al Palasclavo. Per quanto riguarda la Menzana, abbiamo Masciarelli, Katie Harrell, Mascolo, Vildera, Saccaggi, Flamini, Bucarelli, Pichi, Myers e Tavernari, agli ordini ovviamente di coach Giulio Griccioli. Per quanto riguarda l'Angelico Biella, abbiamo il numero 3 Ferguson, il numero 7 Mike Hall, il numero 12 Massone, il numero 16 Venuto, il numero 18 Pollone, 21 De Vico, con il 22 Mattia Udom, il numero 23 è Matteo Pollone, poi il numero 27 Rattalino, il numero 32 Amedeo Tessitori. L'allenatore dell'Angelico Biella è Michele Carrea, mentre il pubblico biancoverde intona il canto della verbena. Un'ultima considerazione con Sandro, una squadra, anche a guardare quella di Biella, anche a leggere appunto il roster, senza dubbio un mix tra esperienza e gioventù, ma sicuramente molto temibile. Molto temibile, numeri molto importanti quelli di Biella, con percentuali decisamente buone sia da due che da tre, che nei tiri liberi, in squadra reattiva che recupera anche molti rimbalzi e buon affiatamento, si scambiano molti assist, una squadra decisamente in salute nonostante le ultime due battute d'arresto, le ultime due sconfitte, ma prima delle due sconfitte per la squadra
piemontese c'era addirittura un record di 11 vittorie nelle prime 13 partite, quindi una squadra che ha certamente mire importanti sotto la guida di coach Carrea, che per il secondo anno guida questa squadra, che quest'anno veramente ha intenzioni estremamente bellicose. Intanto le due formazioni stanno guadagnando il centro del parquet, direi non vediamo significative novità rispetto a quello che sono i quintetti ipotizzati per quanto riguarda Siena. Vediamo nel quintetto Saccaggi, RL, Myers, Flamini e Tavernari. Quintetto tipico per coach Giulio Griccioli, risponde Michele Carrea, coach dell'Angelico Biella, con Ferguson, Mike Hall, Venuto, De Vico e Tessitori. Questo è il quintetto scelto da Biella, con Amedeo Tessitori pronto sulla palla 2 insieme a Mike Myers. Tutto è pronto, la palla 2 in questo momento, però c'è subito un intervento arbitrale. La prima rimessa sarà per l'Angelico Biella, visto che Mike Myers ha anticipato troppo il salto a giudicare a detta degli arbitri, e quindi il primo possesso è subito per Biella. Gli arbitri dell'incontro sono Ciaglia, Giovannetti e Fabiani. Attacca Biella con Ferguson, il pallone è per Venuto, da questi a Tessitori, spalla canestro, se la gioca uno contro uno contro Myers, sbaglia appoggiando al ferro la palla, il recupero è per Myers che conquista questo rimbalzo, poi subito la transizione, il contropiede di Siena che con Myers ben imbeccato da Katie Harrell va a segno nel primo canestro della mezzana, quindi 2-0 al Palasclavo con il primo canestro di Mike Myers. Attacca dall'altra parte De Vico per Biella, va sul blocco di Tessitori, ancora De Vico in possesso di palla, cerca il numero 7 Mike Hall che esce fuori dai tre punti, la palla è per Venuto, se la gioca uno contro uno contro Saccaggi, il palleggio, arresto e tiro, sbaglia Venuto, rimbalzo in attacco di Amedeo Tessitori che lotta contro Mike Myers, poi alla meglio il bianco-verde, Tessitori perde palla, recupera la mezzana con Saccaggi che va velocissimo dall'altra parte, Harrell per Myers, spalle a canestro, 15 secondi al termine di questa azione con Myers che se la gioca uno contro uno ma purtroppo va a sbagliare appoggiando al tabellone. Rimbalzo di Michael e Biela in attacco che con il numero 3 Ferguson prova subito la tripla, c'è l'errore e poi c'è anche il fallo fischiato da Amedeo Tessitori, la palla recuperata dalla mezzana con il parziale che è ancora di 2-0 al Palasclavo, 8:40 da giocare nel primo quarto. Attacca la mezzana con Saccaggi, Sandro. Saccaggi su di lui, Ferguson, poi palla ora nelle mani di RL, prova la conclusione acrobatica, Tavernari non trova il canestro, il rimbalzo difensivo di De Vico per l'Angelico Biella, poi Hall che dall'angolo prova e trova il tiro da tre punti per Hall, sono logicamente i primi punti della serata, tiro pesante che porta in vantaggio la squadra biellese 3-2, mentre Siena va ad attaccare con Saccaggi. Saccaggi disturbato nella sua manovra di avvicinamento, poi tenta un tiro, non ha fortuna, palla ballonzola sul cerchio e poi esce e il rimbalzo è catturato dai giocatori biellesi che ancora ci provano dall'angolo, stavolta vanno a sbagliare con De Vico, la palla vagante conquistata da Siena, poi con Tavernari molto bravo a liberarsi della difesa di Venuto, a guadagnarsi l'area pitturata e a realizzare appoggiando a canestro. Intanto Biella sbaglia con De Vico, uno scarico che Siena e approfitta andando in contropiede velocemente con RL e guadagnandosi anche il fallo di Venuto, se non vado errato, e quindi due tiri liberi a favore di Siena per RL. Un approccio direi positivo mi sembra da parte di Siena, e qui chiamo in causa Tommaso Mandriani.
Sì, un approccio positivo dal punto di vista dell'aggressività. Abbiamo visto già nei primi possessi, come giustamente dicevi, in fase di presentazione Biella vada forte al rimbalzo, va molto aggressiva al rimbalzo d'attacco. Per il momento Siena è riuscita a sfruttare questa aggressività punendo la squadra di Biella in transizione. Adesso Biella è di nuovo in attacco con Venuto che si appoggia a Tessitori, che poi riapre fuori per De Vico, che prova la tripla ma è lunga, rimbalzo di Flamini, può ripartire l'attacco della Mezzana. Attacca la Mezzana con Zaccaggi, si va da Myers, spalla canestro, se la vuole giocare uno contro uno, va in avvicinamento, poi sbaglia, si lotta al rimbalzo, alla meglio però Tessitori che in qualche modo riesce poi a servire la palla a Ferguson. Attacca Biella quindi con lo stesso numero 3 che poi serve Tessitori in avvicinamento a canestro, l'errore di Tessitori, il rimbalzo è per Flamini, la palla per Harrell che va velocissimo in attacco, poi preferisce fermarsi, servire Zaccaggi ed impostare l'azione offensiva. 6:26 da giocare nel primo quarto, il parziale al Palasclavo è di 5-3 in favore della Mezzana, che attacca con Flamini, a spazio per il tiro da tre punti, se lo prende ma sbaglia, rimbalzo di Tessitori insieme a Michael, palla per il numero 16 Venuto che va in attacco per Biella, è lui stesso a chiamare lo schema, va sul blocco di Tessitori, ancora Tessitori che se la vuole giocare fino in fondo, va in appoggio Amedeo Tessitori dopo essersi trovato di fronte Zaccaggi che nulla ha potuto per difendere il lungo di Biella. 5 pari il parziale al Palasclavo, 5:50 da giocare, attacca Zaccaggi, il pallone per Harrell che ha spazio con il piazzato da due punti, Katie Harrell a segno, terzo punto personale e Siena che torna a più 2, 7-5 al Palasclavo con l'attacco di Mike Hall, su di lui la difesa aggressiva da parte di Flamini, un po' troppo aggressiva perché poi è arrivato il fallo fischiato proprio al capitano biancoverde. Sandro, 7-5 il parziale, 5:36 da giocare, attacca Biella. Attacca Biella e avrà rimessa fase offensiva successiva al fallo di Flamini, palla nelle mani di Ferguson, palleggio, poi tenta uno scarico su Tessitori ma è stato bravo Myers a deviare il pallone nelle mani di RL, RL che restituisce al compagno, compagno che riceve una stoppata, probabilmente ha avuto un'esitazione di troppo, Myers ci ha pensato, ha permesso ai difensori di piazzarsi su di lui, comunque la palla in attacco per Siena con Flamini, palla che gira velocemente ora nelle mani di RL quando mancano 6 secondi al termine, è una infrazione di passi, indecisioni direi un po' gravi per Siena che bisognerebbe fosse più cattiva. Senza dubbio in questo caso l'infrazione di passi era sacrosanta. 7-5 il parziale, 5:07 da giocare, attacca Venuto per Biella, in palleggio ancora il numero 16 con la maglia di Biella, scambia con Tessitori, da questi a Ferguson, se la gioca uno contro uno, poi il palleggio resta e tiro dal fondo, l'errore si nota al rimbalzo, alla meglio lo stesso Tessitori che sotto le plance sta davvero dicendo la sua, riesce ad appoggiare al tabellone il suo quarto punto personale e riportare il parziale sul 7 pari. Dall'altra parte Tavernari per Mike Myers che riesce a trovare la via del canestro, molto buono questo gioco a due tra Tavernari e Myers con Mike Myers a segno da due punti. Dall'altra parte attacca Biella con Venuto, vediamo ancora Venuto, il pallone per Ferguson, vuole giocare a due con Tessitori, poi arriva però su Amedeo Tessitori, il fallo da parte di Mike Myers che nel tentativo di toccare il pallone ha toccato anche il braccio dell'avversario. Primo fallo per Mike Myers, 9-7 il parziale, ne approfittiamo visto che c'è una piccola pausa prima della rimessa per un breve commento anche su questo avvio di gara con Tommaso Mandriani. Vediamo come entrambe le squadre stiano cercando con molta insistenza i loro lunghi, i loro centri, da una parte Tessitori molto attivo fino a questo momento, dall'altra Myers, intanto il gioco è ricominciato, esce dai blocchi Ferguson che sfrutta un altro blocco, poi scarica a Mattia Udom appena entrato che forza un po' un tiro sulla buona difesa di Myers, ma rimbalzo di Michael che va a canestro con il tiro abbastanza in sospensione da abbastanza vicino, purtroppo andata a canestro, intanto Siena è già dall'altra parte con Myers che ha consegnato Harrell che scivola nel tentativo di penetrare, apre per Flamini di nuovo dentro a Myers che se la gioca contro Hall, lo porta sotto canestro e realizza con grande prepotenza.
Canestro di Michael, 11-9 il parziale al Palasclavo con l'attacco divenuto su di lui la difesa di Saccaggi. Era entrato poco fa Mattia Udom nelle file di Biella, nelle fila di Biella, ovviamente ex bianco-verde, come abbiamo detto in apertura. Attacca Ferguson, 7 secondi per andare al tiro, da questi avvenuto ancora per Mike Hall fuori dai tre punti. Ferguson 1 contro 1, il palleggio è resentito da tre punti, l'errore, il ribalzo di Saccaggi che va, si proietta velocissimo in attacco, va fino in fondo a cercare la via del canestro, ma sbaglia Lorenzo Saccaggi, rimbalzo di Hall e Biella di nuovo in attacco. Intanto la Mezzana che si posiziona in difesa zona, 11-9 il parziale con Mattia Udom da sotto che cerca una conclusione, l'errore, ma arriva la correzione a canestro con la schiacciata da parte di Mike Hall, che va a segno nel suo settimo punto personale e riporta la partita in parità, 11 pari al Palasclavo, 2:47 a giocare. Seguiamo questa azione con Katie Harrell, va a cercare Myers, ancora Myers, arriva il fallo di Udom proprio sul centro biancoverde da parte del ex biancoverde. Allora Sandro, un buon avvio come abbiamo detto prima, ma dall'altra parte come abbiamo visto anche un Michael molto ispirato. Sì, Siena bisogna che stringa molto la difesa su di lui. Ora intanto un minuto di sospensione. I lunghi certamente di Biella hanno per ora fatto male ai difensori senesi. 11 punti, 7 arrivano da Hall e 4 da Tessitori. Per quanto riguarda Siena, 6 punti di Myers, 3 di RL e 2 di Tavernari. Da dire che Siena ha avuto un po' di sfortuna su varie conclusioni, dove pallone ha ballonzolato sul ferro al termine di azioni di attacco tutto sommato ben organizzate. Siena poteva avere anche qualche punto di vantaggio in più, certo che logicamente le seconde opportunità ai rimbalzi in attacco per un giocatore come Hall si invita proprio un po' la lepre a correre, perché è un giocatore che è veramente formidabile sui rimbalzi, probabilmente è il miglior rimbalzista del campionato di Serie A2, nonostante la sua posizione un po' atipica di 4, ma certamente giocatore che si fa valere benissimo come un pivot. Senza dubbio Sandro. Nel frattempo le due squadre che tornano sul parquet dopo il time out, 11 pari il parziale, 2:37 a giocare. Bucarelli è appena entrato sul parquet, serve Flamini, da questi a Saccaggi, 4 secondi bisogna tirare, Saccaggi cerca una penetrazione, poi il palleggio, resta il tiro, ma sbaglia, rimbalzo di Mike Hall, e Biella velocissima dall'altra parte con Ferguson, il contropiede con Udom che sbaglia la schiacciata, ma è Ferguson che riesce a prendere il rimbalzo offensivo e a trovare i due punti dalla media con un buon conclusione. 13-11 per Biella, che è adesso in vantaggio qui al Palasclavo. Attacca Katie Harrell, va sul blocco di Vildera, poi Flamini e ancora Harrell, 5 secondi, Harrell contro Michael, lo punta uno contro uno, cerca lo scarico ma sbaglia, la palla persa ancora, Ferguson contropiede di Biella con l'errore da parte di De Vico e Siena che torna in attacco con Saccaggi e il blocco di Vildera, poi Flamini, vediamo Bucarelli in possesso di palla adesso, ancora si va da Saccaggi, Saccaggi in palleggio, poi Harrell ha spazio per tirare da tre punti ma purtroppo non prende neppure il ferro, la palla termina fuori, la rimessa sarà per l'Angelico Biella. C'è di nuovo un time out, questa volta chiesto dalla Mezzana, chiesto dal coach Giulio Griccioli, che ci vuol parlare su. Il parziale di 11-13 in favore degli ospiti, a favore della squadra di Biella, 1:28 da giocare in questo primo quarto. Approfittiamo per un commento con Tommaso Mandriani, anche analizzando un po' gli aspetti tecnici. Abbiamo visto una Mezzana spesso provare anche la zona, ma nella fase offensiva abbiamo visto una Mezzana con un po' di difficoltà spesso arrivare a trovare conclusioni proprio a ridosso dello scadere dei 24 secondi. Sì, è vero, però è anche vero che c'è anche il merito degli avversari. Abbiamo visto molto chiaramente nell'ultima azione come Biella abbia difeso molto bene
adottando la tecnica del cambio sistematico sui blocchi, questo è possibile anche appunto per le caratteristiche di molti dei giocatori della squadra piemontese, che sono capaci di marcare uomini avversari che giocano in ruoli differenti. Nell'ultima azione in particolare hanno irretito molto bene l'attacco di Siena, che è vero che arriva spesso fino in fondo dei 24 secondi che ha a disposizione, ma lo fa anche per cercare di trovare la soluzione migliore in questa partita, che non è affatto semplice. Bene, grazie Tommaso, si riprende a giocare qui al Palasclavo con la rimessa di Biella in favore di Ferguson, che va a impostare l'azione offensiva. 1:20 a giocare in questo primo quarto. Udom dentro per De Vico, se la gioca a spalla a canestro contro Bucarelli, va fino in fondo, l'errore da sotto, poi c'è il rimbalzo però dello stesso De Vico, molto reattivo sotto canestro, e il fallo su di lui da parte di Lorenzo Bucarelli, primo fallo per Bucarelli, ma ci sono due tir liberi per De Vico, che si concentra per queste due conclusioni dalla linea del tiro libero, con l'opportunità di incrementare il vantaggio di Biella. Segno De Vico nel primo dei due tiri liberi a sua disposizione. Niccolò De Vico, primo punto personale. Vediamo, ancora si concentra, a segno anche il secondo tiro libero, 2-2 per lui. 15-11 il parziale al Palasclavo. Intanto vediamo la difesa di Biella che si allunga tutto campo. Mascolo è appena entrato sul parquet, che scambia con Saccaggi e va a impostare l'azione offensiva di Siena. Mascolo va a chiamare lo schema, poi serve Lorenzo Saccaggi sul lato sinistro del campo, da questi a Bildera, il consegnato ancora a Mascolo, dentro per Mike Myers, fuori ancora per Mascolo, gira palla per linea esterna della Menzana, poi Bucarelli che ci trova, prova dalla media e riesce a trovare un importante canestro del meno 2, 15-13 al Palasclavo. Venuto in attacco su di lui la difesa aggressiva di Mascolo, poi va sul blocco di Udom, ancora Venuto, se la gioca uno contro uno, lo scarico ancora su Udom, ha spazio per tirare da tre punti, sbaglia, rimbalzo di Vildera per la Menzana, che torna velocissima in attacco con Saccaggi, va a cercare Mascolo, da questi spalle a canestro a Mike Myers, la palla però intercettata da un giocatore di Biella, termina fuori, la rimessa sarà per sempre in attacco per la Menzana. Sandro, 27 secondi, un primo quarto che vede ancora Biella per adesso in vantaggio di due punti, 15-13. Sì, direi comunque situazione sufficiente di equilibrio. Tanto Tessitore viene rimandato in campo dal coach Carrea al posto di Hall, e Siena in attacco con Saccaggi, palla a Vildera, Vildera Mascolo, ora Vildera sotto canestro, mismatch a lui favorevole, preferisce scaricare su Myers, sul quale arriva il fallo da parte di Luca Pollone, è il fallo che porta a 4 i falli di squadra di Biella, e quindi si rimetterà in attacco per Siena, che rimanda in campo tanto il Re come Tavernari per questi ultimi 14 secondi a disposizione. 15-13 il punteggio, ricordo, a favore di Biella. Seguiamo questa ultima azione del primo quarto con Mascolo che trova Myers sotto canestro, segna Mike Myers e subisce anche il fallo da parte della difesa di Biella, andrà anche in lunetta per un tiro libero aggiuntivo Mike Myers, il fallo è per Mattia Udom, il suo secondo fallo personale. Per Myers invece si tratta dell'ottavo punto personale, con la possibilità di incrementare il suo bottino personale, ma sbaglia il tiro libero aggiuntivo purtroppo Mike Myers. 15 pari, perfetta parità al Palasclavo, 7 secondi, ultima azione del quarto con Ferguson, lo scarico su Venuto e la tripla di Venuto, a segno Marco Venuto proprio a fil di sirena, segna il numero 18 con la maglia di Biella e porta quindi Biella a più 3. Termina il primo quarto di gioco con il punteggio di 15 per la Menzana, 18 per l'Angelico Biella. Bene, allora commentiamo con Sandro e poi con Tommaso Mandriani questo primo quarto, che con questa tripla di
venuto allo scadere ha visto Biella condurre per 3 punti, 18-15. Sandro, Biella non la scopriamo certo stasera, squadra anche fisicamente molto importante, con 2 piloni sotto canestro di dimensioni importanti come Hall e come Tessitori, e per quanto riguarda anche le guardie, molta mobilità, molta qualità sia in venuto, così come per quanto riguarda Ferguson, non ci dimentichiamo, miglior realizzatore dello scorso campionato. Quindi squadra decisamente qualitativamente a livello alto, che può essere contesa soprattutto mettendo tanta energia in campo. Siena da questo punto di vista secondo me deve voler fare ancora meglio, ha lasciato qualche secondo tentativo di troppo nelle mani dei giocatori piemontesi. Bene, un commento anche con Tommaso, allora, anche se abbiamo appunto analizzato anche tecnicamente, però insomma un primo quarto, come ci ha detto Sandro, tutto sommato equilibrato. Un quarto equilibrato, se non fosse, come avete giustamente sottolineato, per qualche rimbalzo d'attacco lasciato di troppo a Biella, probabilmente vedrebbe Siena in una posizione migliore nel punteggio, anche se in realtà è sotto di 3 punti solamente per questa, per la grande bomba all'ultimo secondo di Venuto, che ha portato gli ospiti in vantaggio per 18-15. Siena deve assolutamente risolvere questo problema al rimbalzo difensivo, deve avere più attenzione, deve andare più convinta al rimbalzo. Certo è che il reparto lunghi di Biella è veramente ostico, che può vantare sulla presenza di Tessitori, Hall e Udom, che hanno caratteristiche veramente di un certo livello. Intanto la partita è ricominciato il secondo quarto, palla subito sotto a Myers, che esplora l'uno contro uno, riapre fuori per Harrell, che punta l'avversario che è venuto, è più basso, li tira sulla testa ma purtroppo sbaglia, grande rimbalzo offensivo, tapin immediato di Mascolo, molto pronto questa volta a rimbalzo, Siena si porta sul meno uno. 18-17 con il canestro di Mascolo della precedente azione, 9-25 da giocare, attacca Ferguson per Biella, perde il controllo del pallone grazie alla difesa della Menzana, poi però il pallone che arriva nelle mani di Venuto, che ci prova ma è corta la conclusione, si lotta a rimbalzo, la meglio Harrell, la palla per Mascolo, il transizione della Menzana con lo stesso Mascolo che cerca Bucarelli, vediamo Bucarelli che serve Myers, se la gioca uno contro uno, Myers va a cercare il fallo di Tessitori ed arriva subito la chiamata arbitrale, è il secondo fallo di Amedeo Tessitori, il lungo di Biella, tra l'altro ex della Virtus Siena, lungo di Biella che ha sicuramente fino a questo momento fatto vedere buone cose in questo incontro. Myers in lunetta per 2 tiri liberi, ma purtroppo conferma la sua scarsa vena al tiro libero, sbagliando la prima delle 2 conclusioni a sua disposizione. Punteggio che rimane incollato sul 17-18. E adesso però il secondo va a segno, 9° punto personale e parità di nuovo al Palasclavo. 18 pari, palla recuperata intanto da Bruno Mascolo. Buonissimo l'intervento difensivo di Bruno Mascolo, la difesa della Menzana allungata a tutto campo. A segno Mascolo, ancora un recupero di Siena, di nuovo una palla persa da Biella. Questa volta è Harrell a recuperare, la palla ancora per Mascolo, ha spazio ma serve Myers a spalla canestro, se la gioca Myers, poi però pasticcia Mike Myers, in qualche modo riesce a recuperare il pallone e a però commettere fallo in attacco, è il secondo fallo per Mike Myers. Questo non ci voleva, perché poteva essere una palla recuperata a Sandro, invece si è trasformata in un fallo per Mike Myers. Fallo pesante, perché Myers è il giocatore in questo campo, in momento sta facendo la differenza, troppo presto aver consumato il secondo fallo quando mancano ancora 8 minuti al termine del primo tempo, il pericolo di andare a compiere il terzo. Questo è un pericolo, comunque c'è anche Biella, tanto con Tessitori come con Udom, anche loro a 2 falli ciascuno. Bene, la palla che termina fuori, la rimessa in attacco per Biella, 7 secondi per andare al tiro, Ferguson ci prova da 3 punti, sbaglia, rimbalzo per Mascolo, molto presente Bruno Mascolo in questo suo avvio di gara, va dall'altra parte a cercare
Bucarelli in qualche modo riesce a contenere, a tenere il pallone in attacco Harrell, poi Myers che sbaglia da sotto, il rimbalzo è di Biella che con Ferguson va velocissimo in contropiede a segno in questo coast to coast. Ferguson, quarto punto personale. Il parziale di 20 pari al Palasclavo, 7.50 da giocare nel secondo quarto con Bruno Mascolo che attacca di nuovo il pallone per Flamini, fuori dai tre punti. Simone Flamini cerca un compagno, trova Harrell, scambiano ancora i due, a spazio Flamini, serve dentro spalla canestro Mike Myers, ancora uno contro uno di Myers fino in fondo, sbaglia Mike Myers ancora, palla recuperata dall'Angelico Biella. Molti errori Sandro in questa fase dell'incontro. Sì, peccato che si sta un po' intestardendo Myers quando è marcato da Tessitori, certamente cerca anche di in qualche maniera fargli commettere il terzo fallo se possibile, però la cosa non ha prodotto in questo momento punti importanti. 20 pari, manca 7.25 con Biella che è anche in cabina di regia. Ferguson, palla a Tessitori che attacca Myers, cerca di girarsi sul piede perno, va a trovare il canestro e va a trovare anche il fallo di Myers. Anche questo altrettanto pesante perché si tratta del terzo fallo, se è di Myers se non vado errato, proprio così, terzo fallo per Mike Myers, canestro importantissimo e pesante come detto precedentemente di Amedeo Tessitori, e il sesto punto personale Tessitori anche in lunetta. Tommaso, anche a te chiediamo questo scontro fra lunghi. Grande movimento di Tessitori da un punto di vista tecnico per uno della sua altezza, anche se il pubblico chiedeva a gran voce passi, non sappiamo se possibile a vedere gli estremi dell'infrazione, probabilmente questa impressione era dettata anche dalla lentezza con cui ha effettuato il movimento. Sicuramente grande presenza di Tessitori, dall'altra parte Myers ha provato ad attaccarlo forse anche con troppa insistenza, va bene che era un obiettivo sensibile degli avversari per fargli commettere il fallo, ma è importante comunque provare a costruire azioni più ragionate. Intanto Siena è in attacco con Harrell, prova l'arresto e il tiro viene stoppato, ma nel tentativo di rimbalzo di Biella sempre Tessitori mette un piede sulla linea di fondo e quindi Siena avrà l'opportunità di giocarsi un nuovo possesso offensivo. Sì, solo 4 secondi per andare al tiro per la Menzana che va a effettuare questa rimessa con Bruno Mascolo. Vediamo cosa succede. 6.51 a giocare intanto nel secondo quarto, solo 4 secondi per questa azione, la rimessa che viene effettuata in questo momento con Mascolo che cerca Harrell. Vediamo da Harrell a Vildera, tira in semigancio ma sbaglia, il rimbalzo è del numero 21 De Vico e il Biella che torna in attacco con il palleggio di Pollone in possesso di palla. Poi Tessitori va a cercare Ferguson che riesce in qualche modo a tenere il pallone in campo, ma la palla è persa da Biella, recuperata da Flamini, da questi assaccaggi in attacco per la Menzana, pallone ancora per Flamini, va a cercare un compagno, ne trova Harrell, poi ancora Flamini da tre punti, segna Simone Flamini la tripla molto importante che riporta la Menzana a più uno. Il canestro da tre di Simone Flamini, 23-22 al Palasclavo, con dall'altra parte Amedeo Tessitori che va fino in fondo, va a prendersi un fallo esattamente da parte di Vildera. Si tratta del primo fallo per Giovanni Vildera e cambio intanto per coach Griccioli e anche per Carrea. Vediamo per la Menzana, torna in campo Tavernari. Vediamo, andiamo a seguire questa rimessa offensiva con De Vico che va a incaricarsi della rimessa. Il pallone che arriva nelle mani di Ferguson, ancora Ferguson in palleggio per andare sul blocco di Mike Hall, da questi a Udom, va Mattia Udom a giocarsela contro Vildera, va fino in fondo Udom, sbaglia, si lotta al rimbalzo, alla meglio la Menzana con Saccaggi, la palla per Harrell. Vediamo Harrell dall'altra parte, finta il tiro, serve Flamini, ancora Harrell, ancora Flamini per Saccaggi, gioca uno contro uno Saccaggi, poi ancora Flamini, 8 secondi per tirare, la palla che arriva ad Harrell, vediamo Harrell cosa sceglierà di fare, ancora il pallone per Flamini, di nuovo da tre punti, questa volta è sbagliata la sua conclusione, il rimbalzo di Michael e Ferguson che torna in attacco per Biella. Sandro, più uno Menzana, 23-22.
Mike Hall dalla grande distanza va a realizzare un giocatore che è immarcabile, logicamente quando esce da oltre la linea dei 6,75 e la sua percentuale non è mai altissima, però stavolta ha trovato il centro della retina, riporta Biella in vantaggio, ma Siena replica immediatamente con la penetrazione da parte di Saccacci, primi due punti della sua serata, infrazione di passi dall'altra parte da parte di De Vico e Siena che può riprendere possesso del pallone con la rimessa da fondo campo, punteggio di perfetta parità, 25 pari quando siamo alla metà del secondo quarto di gara, e è Siena che supera la metà campo con Saccaggi, palla a Tavernari, da Tavernari ad RL, gli viene stirpato il pallone, brutta palla persa da parte di RL, da parte di Luca Pollone che va a realizzare in solitudine 1-0 il vantaggio di Biella 27-25. Siena in attacco con Saccaggi, Saccaggi in palleggio, scarica per Viltera e arriva il fallo su di lui, fallo commesso forse da Ferguson, è il fallo che è stato fischiato a Luca Pollone, è intervenuto insieme a Ferguson, Ferguson che intanto viene chiamato in panchina e rimandato in campo Venuto, secondo fallo per Pollone, e sono due anche i falli di squadra di Biella in questo quarto, tre quelli di Siena che attacca con Saccaggi, Siena che deve recuperare due punti, Tavernari penetrazione, arriva una stoppata su di lui, pallone che però supera il fondo campo per una rimessa che rimarrà nelle mani dei biancoverdi senesi. 2 secondi per andare al tiro, vediamo la palla che arriva a Flamini che ci prova da 3 punti, sbaglia il rimbalzo di Michael per Biella e subito l'attacco della squadra avversaria con il numero 16 Venuto che è in attacco in palleggio, va a cercare un compagno e riesce a trovare Pollone, poi ancora Venuto dentro per Michael, la palla toccata da Flamini in qualche modo ritorna nelle mani di Hall, poi la palla che gira per linea esterna ancora per Biella e arriva nelle mani del numero 21 De Vico che trova la tripla del suo quinto punto personale, del più nuovo più 5 per Biella. 3:30 da giocare in questo secondo quarto, 30-25 al palasclavo in favore di Biella, dall'altra parte la Menzana con Tavernari che ci prova da 2 punti ma sbaglia, il rimbalzo di Mattia Udom e palla nelle mani di Venuto che va a impostare questa azione offensiva per Biella. Ancora Udom a cercare lo stesso Venuto, si va da Mike Hall, spalla canestro contro Flamini, va 1-1 Mike Hall, fallo di Simone Flamini in questo caso, una decisione arbitrale un po' discutibile visto che è arrivato solo, è stato solo sfiorato, è stato anche molto attento a cercare di non commettere fallo, arbitro veramente inflessibile che lo ha immediatamente punito, arbitraggio non per ora molto favorevole ai colori biancoverdi. 30-25 il punteggio con Biella che sta cercando di mettere le mani sulla partita, Siena qualche sbaglio di troppo forse in attacco, Tommaso. Qualche sbaglio di troppo sicuramente, abbiamo visto in precedenza anche la differenza che è in grado di fare per l'economia dell'attacco menzanino il fatto che un lungo come Flamini, perché c'era Flamini in campo, riesca ad allargare il campo con il suo tiro da tre, avendo segnato il primo tentativo qualche minuto fa ha costretto Mattia Udom a rimanere molto più vicino al suo diretto avversario, gli ha impedito di agire un po' da battitore libero della difesa, un po' staccato, capace quindi di chiudere le penetrazioni avversarie. Abbiamo visto infatti una penetrazione abbastanza tranquilla, nel senso che ha incontrato ben pochi ostacoli di Saccaggi, purtroppo però i lunghi menzanini, in particolare Flamini, dovrebbe per far questo colpire con maggiore frequenza
dalla lunga distanza. Sicuramente Biella è bravissima nei cambi difensivi, però forse mi permetto di dire che anche un po' troppa fiducia in questo tipo di strategia, a volte si ritrova con un piccolo su un lungo, forse sta un po' azzardando. Intanto la partita è iniziata con una penetrazione di De Vico che subisce il fallo e andrà in lunetta con due tiri liberi. Fallo per Jonathan Tavernari, si tratta del suo primo fallo personale, 2:56 da giocare in questo secondo quarto, il parziale è ancora di più 5 per Biella, 30-25 con il numero 21 Niccolò De Vico in lunetta per due tiri liberi per Biella. Segna il primo a sua disposizione De Vico, è il suo sesto punto personale, ancora De Vico in lunetta. Segna anche per quanto riguarda la seconda conclusione, settimo punto per De Vico, 32-25 con la Menzana che torna in attacco con Saccaggi in possesso di palla, il pallone per Bucarelli, ancora scambia con Flamini, ancora Bucarelli, uno contro uno, Bucarelli contro De Vico, va a scaricare su Flamini, a spazio da tre punti, Flamini sbaglia il ribalzo però in attacco per Vildera, poi Tavernari da tre, ancora sbaglia di nuovo Tavernari, si lotta al rimbalzo, alla meglio Biella che va in attacco di nuovo con Marco Venuto, 2:23 da giocare, attacca Biella con Mike Hall contro Vildera, spalle a canestro Mike Hall, se la gioca uno contro uno, poi si gira e tira, segna con molta fortuna e con l'aiuto del ferro, ma conta anche questo e Mike Hall segna il 12° punto personale. C'è time out al Palasclavo, il parziale è di 34-25, Sandro, mini break di Biella con una Menzana che in questo momento fa un po' fatica. Soprattutto non fa canestro, si sbaglia canestri anche apparentemente facili, che il tiro di Tavernari dovrebbe essere un tiro nelle sue corde, non ha toccato quasi neppure il ferro. La parte opposta, Hall invece si sente assolutamente in partita, ha avuto anche un gocciolino di fortuna, ma certo è assolutamente un protagonista sia sotto i suoi tabelloni, che è molto bravo, per posizione splendida al rimbalzo e anche doti atletiche per poterli catturare, ma sta facendo la differenza soprattutto in attacco per una Biella che dimostra di essere assolutamente quadrata, concede poco a una Siena che logicamente sta risentendo molto anche dell'assenza di Myers, che era stato anche il terminale più importante a livello offensivo. Dal momento in cui è uscito, Siena non ha trovato per ora soluzioni alternative valide. Termina il time out, si riprende a giocare al Palasclavo, 34-25, attacca la Menzana con Saccaggi che cerca di servire Harrell, ma la palla è toccata da un piede di un giocatore di Biella e termina fuori, si riprenderà con la rimessa in attacco per Siena. Attacca Saccaggi, il pallone per Bucarelli, vediamo Bucarelli fuori dai tre punti, si va da Harrell che ha spazio, poi però non tira, serve Vildera, spalle a canestro, poi da questi a Flamini, buono il gioco tra i due e Simone Flamini va a prendersi questo fallo da parte del numero 18 Luca Pollone, è il terzo fallo per Pollone e sì, Flamini andrà in lunetta per due tiri liberi, 34-25, Flamini in lunetta per due tiri liberi, sbaglia il primo a sua disposizione Simone Flamini, ancora una conclusione per lui, vediamo, si concentra, sbaglia anche in questa occasione, il rimbalzo è per Mattia Udom e Biella che va in attacco con Venuto, poi buono il recupero dello stesso Flamini, contropiede della Menzana con Katie Harrell, a segno, quinto punto personale. E molto importante questo canestro per ridare fiducia alla Menzana, 34-27, dall'altra parte è De Vico in possesso di palla, pallone per Ferguson, molto lontano dal canestro, va Ferguson in percussione centrale, poi si va da Udom che si avvicina al canestro e cerca la conclusione
appoggiando al tabellone. Mattia Udom a segno nel suo primo canestro della partita. Dall'altra parte rischia un po' la menzana con Flamini, che cerca di effettuare una rimessa che è stata toccata dalla difesa di Biella. Ancora la rimessa di nuovo per Flamini dal fondo campo, con la difesa di Biella ancora allungata a tutto campo. Ne parliamo tra poco poi nei nostri commenti tecnici. Seguiamo intanto questa azione. 36-27 il parziale al Palasclavo, con Saccaggi che va fino in fondo a sbagliare, purtroppo appoggiando al tabellone. Il rimbalzo è di Michael, ma Michael ha un piede sulla linea e quindi questo significa che c'è un nuovo possesso per Siena. È molto importante questo, perché c'è l'opportunità di rosicchiare ancora qualche punticino. Il parziale dice ancora più 9 Biella, 36-27 con la rimessa in attacco per Siena. Manca un minuto esatto al termine di questo secondo quarto. Intanto il gioco è ancora fermo, si sta per riprendere in questo istante con la palla che viene consegnata ad Arrel, pallone per Saccaggi. Vediamo Saccaggi che cerca ancora Arrel, spalla canestro contro Venuto, va Katie Arrel a giocarsela contro lo stesso Venuto, poi alza la parabola e ci prova da due ma sbaglia. Il rimbalzo è di Mike Hall per Biella e c'è però il gioco fermo per una botta occorsa ad un giocatore di Biella. Allora Sandro, 36-27, mancano 47 secondi al termine di questo secondo quarto, che insomma nel quale la menzana ha avuto anche l'opportunità e ha cercato di reagire, ma Biella fino adesso è stata brava a mantenere le redini dell'incontro. Biella tiene bene il parquet. Biella che ora sostituisce De Vico con Massone. Siena che purtroppo palesa notevoli incertezze, non per ultimo anche le problematiche ai tiri liberi per Siena, soltanto 2 su 7 dalla lunetta, che è una percentuale assolutamente non consona, e poi troppi errori al tiro, senza questo momento di Myers, purtroppo praticamente non ha giocato per quasi nessun minuto in questo secondo quarto. Siena ne ha risentito tantissimo. Ci avviciniamo al termine quindi del primo tempo, con Ferguson che va a cercare e non trova il canestro, ma il rimbalzo è del lunghissimo Tessitore, che non ha praticamente opposizione. Si va a guadagnare con Siena al bonus 2 tiri liberi per il fallo commesso su di lui da Bucarelli, e Tessitore quindi in lunetta. 36-27, Tessitore sbaglia il primo a sua disposizione. 28 secondi e 58 al termine di questo secondo quarto, con lo stesso Tessitore che si concentra per il secondo tiro libero e questa volta va a segno. Amedeo Tessitore, settimo punto personale, massimo vantaggio di Biella più 10 a 28 secondi al termine del quarto, con Saccaggi che va in attacco per la menzana con la difesa ancora allungata da parte dell'Angelico Biella. Vediamo Saccaggi, serve Bucarelli a cercare Vildera fuori dai tre punti, ancora Vildera dentro per Bucarelli, lasciato solo dalla difesa di Biella. Bucarelli a segno, quarto punto personale. 37-29, attacca Biella con Ferguson. Vediamo Ferguson che va fino in fondo, va a cercarsi a trovare un fallo da parte della difesa bianco-verde, con il fallo che è arrivato ad opera di Vildera. Si tratta del secondo fallo per Vildera, 2 tiri liberi per Ferguson. Molto intelligente il giocatore andare a cercarsi questo fallo, anche in questo caso decisione del tutto chiara. Comunque primo tiro libero a segno per Ferguson, quinto punto personale, ancora un tiro libero per lui. 2 minuti 2 secondi 89 decimi al termine di questo secondo quarto, con Ferguson a segno nel sesto personale. Arrel ci prova da metà campo, non prende neppure il ferro, e termina il secondo quarto con il punteggio parziale di 39 Biella 29
Menzana, un breve commento con Tommaso, un breve commento con Sandro prima di dare la linea allo studio. Il parziale, lo ricordo, è di questo secondo quarto 39-29 in favore dell'Angelico Biella. Allora Tommaso, il tuo commento su questo quarto. Purtroppo l'abbiamo detto e ridetto, Siena non riesce a fare canestro con una certa costanza, anche se a mio modestissimo parere Siena sta facendo le cose giuste in attacco, ovvero l'abbiamo visto quando allunga la sua difesa fino a pressare, fino sotto il canestro degli altri, ha creato sempre qualcosa di buono, palle recuperate, facili appoggi, oppure quando ha cercato di attaccare insistentemente il cambio sistematico da parte dei difensori di Biella, spinto forse all'eccesso, perché spesso e volentieri si sono ritrovati giocatori come Venuto a marcare in una zona molto vicina al canestro, lunghi come Flamini. Prova 1, 2, 3, prova. Amici sportivi di Radio Siena TV, di nuovo buonasera a tutti da Matteo Borzi, Sandro Bonelli e Tommaso Mandriani, collegati in diretta con voi dal Palasport di Viale Sclavo per seguire insieme il secondo tempo, il terzo e il quarto quarto di gioco appunto tra la Menzana Basket 1871 e l'Angelico Biella. Primo tempo terminato sul 39-29, 10 punti di vantaggio per i nostri avversari, che qui al Palasclavo hanno disputato due quarti assolutamente positivi. Dall'altra parte una Menzana che deve cercare di recuperare, una Menzana che sospinta anche dal proprio pubblico deve cercare appunto riscattarsi, anche perché questo è una, come abbiamo detto in apertura, una partita importante anche per riguadagnare fiducia e morale. Sandro, due parole ancora su questi primi due quarti in attesa appunto tra pochissimi secondi di parlare già del terzo periodo. Sì, una Menzana che deve assolutamente migliorare in questo secondo tempo. Basti un dato per tutti, che Mike Hall ha fatto una valutazione personale superiore a quella di tutta la squadra menzanina. 23 di valutazione per Hall nei primi 20 di gioco, 22 soltanto di valutazione di tutta la squadra menzanina, che deve quindi dimostrare una faccia completamente diversa se vuole cercare di recuperare questi 10 punti di svantaggio. Certo che è pesato molto sicuramente il terzo fallo di Mike Myers per Siena, e il momento in cui è uscito lui, il giocatore che è stato sicuramente il più positivo per la Menzana, si è un po' spenta la luce. Per quanto riguarda le percentuali al tiro, assolutamente insufficienti per Siena, torno al 30%, con addirittura l'1 su 8 nel tiro dalla grande distanza. Riprende il gioco con questo secondo tempo e Tessitori in possesso di palla, scarico per il tiro da 3 da parte di Venuto, non trova il canestro, rimbalzo di Siena con Myers e Tavernari a Flamini,
poi RL che si guadagna il centro dell'area pitturata, va a sbagliare un canestro, sembrava già fatto, poi c'è un tocco da parte di un giocatore di Biella che devia la palla oltre la linea di fondo, quindi rimessa per la Menzana che rimane con 14 secondi in possesso di pallone, da Saccaggi a RL, poi ancora Saccaggi, penetrazione, lo scarico per Tavernari che trova un importantissimo canestro dai 6,75 e porta Siena a meno 7. Canestro fondamentale di Tavernari anche per ridare fiducia alla Menzana, come abbiamo detto precedentemente. Dall'altra parte arriva però la schiacciata da parte di Amedeo Tessitori, nono punto per il lungo di Biella e parziale di 41-32, 9 minuti esatti al termine di questo terzo quarto, con la Menzana che torna in attacco, è il KTR a impostare l'azione offensiva su di lui, la difesa di Venuto. Arrel a servire Flamini, scambiano i due, ancora Arrel in possesso di palla, va sul blocco di Myers questa volta, ancora poi il pallone per Tavernari, vediamo Saccaggi contro Ferguson, 4 secondi, bisogna tirare, si va da Myers, la palla termina fuori ma c'è lo scadere dei 24 secondi, la palla persa dalla Menzana, la recupera l'Angelico Biella con la rimessa da parte di Mike Hall che va a servire Ferguson e Biella che torna così in attacco. 41-32, 8-30 da giocare in questo terzo periodo di gioco, con Tessitori in possesso di palla, il consegnato avvenuto, poi ancora Tessitori da sotto canestro, si muove molto bene sotto i tabelloni Amedeo Tessitori e con un buon movimento offensivo riesce a consegnare il canestro del suo undicesimo punto personale e il più 11 Biella. Allora, time out al Palasclavo, Tommaso, 43-32, una Menzana che ha cercato una scossa con questa tripla ma Biella ha subito riportato le cose come prima. Siena ha bisogno assolutamente di una scossa per invertire un trend che non riguarda solo questa partita ma dura da un po' troppo tempo. A volte l'abbiamo visto, l'abbiamo detto, abbiamo commentato insieme, ha sbagliato, molti giocatori di Siena hanno sbagliato, non ultimo Katie Harrell con quell'arresto a centro area, quel apparentemente comodo tiro, comodo almeno per lui in altre circostanze, l'ha sbagliato. I giocatori di Siena hanno bisogno di tornare in fiducia. Peccato perché stasera l'avversario è molto ostico, abbiamo visto prima Tessitori che nonostante sia soltanto un 94 è abbastanza sveglio per capire che buon Myers non si spenderà più di tanto per difenderlo nei suoi tentativi di arrivare al ferro, è andato due volte facilmente a canestro, purtroppo Myers è gravato di tre falli, questo è un grosso handicap per Siena. Siena che attacca, il gioco è ripreso qui al Palasclavo con Tavernari, palla per Flamini, a spazio, tiro aperto da tre punti, sbaglia, rimbalzo però in attacco di Myers che prova la conclusione da sotto, è bravo Mike Myers ad appoggiare al tabellone nonostante la difesa di Tessitori. 43-34, palla persa da Biella, la recupera Menzana con il contropiede di Saccaggi con il quarto punto personale. Scossa a questo punto dalla parte della Menzana e speriamo che sia quella decisiva. Ferguson dall'altra parte, pallone per Michael, 43-36, 7-34 a giocare, palla ancora per Ferguson, su di lui la difesa di Saccaggi, va sul blocco di Tessitori, ha spazio per il tiro da tre punti, sbaglia, rimbalzo di Myers e Menzana che adesso in contropiede con Myers che va lui fino al capolinea, arriva su di lui il fallo da parte della difesa di Biella. Sandro, una lieve reazione anche da parte della Menzana. Però importante come reazione perché è stato il pressing da parte di Saccaggi che ha determinato una importante palla recuperata e Myers che anche lui si sta dando molto da fare, ora va a realizzare ancora un'iniziativa tutta sua con la schiacciata susseguente e Siena che si porta a un meno 5, con Siena che deve continuare a crederci.
senza dubbio deve continuare a crederci. Adesso è in difesa la Menzana con il fallo però di Mike Myers su Ferguson, probabilmente non in condizioni di equilibrio. Mike Myers è andato addosso al portatore di palla, ne parliamo tra poco, ma intanto è il quarto fallo per lui. Sicuramente una nota non positiva per Siena. Ferguson dall'altra parte ferma il palleggio, cerca un compagno, lo trova in prima in De Vico, poi però arriva la schiacciata da parte di Amedeo Tessitori. 13° punto personale, 45 Biella, 38 Siena, 6:37 da giocare. Attacca la Menzana con Flamini, pallone per Tavernari, fuori dai tre punti ancora Saccaggi, va a giocarsela uno contro uno fino a in fondo, poi cerca Mike Myers, arriva però un fallo da parte della difesa di Biella, esattamente da parte del numero 16 Marco Venuto. Si tratta del suo secondo fallo personale e la rimessa in fase offensiva per Siena. Quando mancano 6 minuti e 28 secondi al termine del terzo quarto, il parziale è 45-38. Menzana in attacco con KT Harrell, va Harrell in palleggio, poi serve Saccaggi, da questi a Flamini, tiro aperto da 3 punti, sbaglia Flamini il piazzato, il rimbalzo è per Biella che con Venuto torna in attacco a impostare l'azione offensiva, va Marco Venuto in palleggio, poi il pallone per Tessitori, aggressiva la difesa di Siena, Tessitori vuole andare fino in fondo, sbaglia ma prende lui stesso il rimbalzo, sbaglia ancora, rimbalzo questa volta di Tavernari, transizione di Siena con Tavernari che preferisce rallentare, servire Flamini, da questi a Saccaggi, ancora Saccaggi in percussione centrale, a segno con la mano destra appoggiando al tabellone Lorenzo Saccaggi, altro canestro molto importante per la Menzana, sesto di Saccaggi, 45-40 in favore di Biella, con la Menzana che è tornata di nuovo, Sandro a meno 5, adesso in difesa schierata a zona. Si scosse nervose, ora una bella palla recuperata ancora da Siena con Tavernari e poi il fallo commesso su di lui da Ferguson, poteva essere un'occasione buonissima per un'azione da tre punti, ci sono due tiri liberi per la Menzana, sempre con Tavernari, una Menzana che perlomeno a livello di scossa adrenalinica, Tommaso, sta dimostrando qualcosa di buono. Sembra ci sia stata una scossa, almeno da un punto di vista difensivo, con qualche recupero, con Tavernari molto attivo sulle linee di passaggio. Peccato che Griccioli abbia dovuto far accomodare in panchina Myers, che è gravato di 4 falli, per il giocatore che è, per il volume di gioco che esprime, è facile che commetta il quinto anzitempo. Intanto in attacco con il tiro da 3 punti comodo nell'angolo per Ferguson, sbagliato, si lotta al rimbalzo ma sarà rimessa per la squadra menzanina, che avrà così l'occasione dopo il time out di provare ad avvicinarsi nel punteggio. Adesso è sotto di 4 punti, 45-41, con 5 minuti e 7 secondi da giocare sul terzo quarto. Dicevamo di Myers, dispiace perché l'abbiamo visto a volte forse concedere con troppa sufficienza appoggi o comunque linee di penetrazione al diretto avversario Tessitori, per pur di non commettere il suo quarto fallo, e poi per un eccesso forse di generosità, di intensità, chiamiatela come volete, ha commesso un fallo purtroppo ingenuo. Peccato perché anche lui era un protagonista sicuramente di questo tentativo di rimonta di Siena. Vediamo, restiamo fiduciosi, a volte le grandi imprese nascono proprio nei momenti di assoluta difficoltà. Bene, le due squadre che tornano sul parquet, 45-41 il parziale, con la Menzana a meno 4, 5 minuti e 7 secondi da giocare nel terzo quarto. Si riprende il gioco con Saccaggi che va in attacco per Siena, il pallone per Flamini, da questi a Tavernari. Vediamo, 4 minuti e 58 da giocare con Saccaggi, adesso contro Ferguson, va a cercare Flamini sull'angolo destro, ancora si torna in punta da Saccaggi, adesso se la gioca contro Tessitori, va Saccaggi a servire Flamini, ancora aperto da 3 punti, a segno questa volta Simone Flamini,
con la tripla. Sesto punto personale, 45 Biella, 44 Menzana, meno 1, ritorna Tasotto finalmente Siena con Ferguson, adesso in penetrazione, torna sui suoi passi, poi ci prova da due punti, segna con un buonissimo gesto tecnico, Ferguson riesce a trovare questa conclusione, assegna nel suo ottavo punto personale, più 3 Biella, attacca Siena con Saccaggi, a spazio da tre punti, Saccaggi sbaglia, rimbalzo di De Vico e Venuto che porta di nuovo il pallone in attacco per l'Angelico. 4 minuti al termine del terzo quarto con Biella che va a realizzare un canestro da sotto ancora con Tessitori che logicamente gode molto della assenza nel file senesi di Myers in panchina con 4 falli, riporta più 5 Biella. Siena con Flamini che prova ancora e ancora trova Flamini il canestro da 3 punti, nono punto, terza esecuzione positiva del lungo senese e tiri da 6,75. Siena torna a meno 2 e in difesa con Flamini su Hall che cerca di guadagnare il pitturato, va a trovare poi un canestro forzando, buona la difesa di Flamini ma bravo decisamente Hall. Senza dubbio grande esperienza questo canestro di Mike Hall, 51-47, Tavernari da 3 sbaglia il rimbalzo di Ferguson che si proietta di nuovo in attacco per Biella, Ferguson il palleggio ma c'è il fallo in attacco questa volta di Mike Hall che nel tentativo di portare un blocco Tommaso si è mosso e quindi blocco irregolare, fallo in attacco. Sì, forse si è mosso leggermente, è strano per un giocatore della sua esperienza. Non ha certo bisogno di presentazione un giocatore come Michael Buon per Siena che ha la possibilità di riportarsi nuovamente in attacco dopo il precedente tentativo da tre punti di Tavernari, adesso in attacco con Katie Harrell che va dall'altra parte rispetto al blocco di Bildera, gioca a due, poi apre nell'angolo per Flamini, di nuovo Katie Harrell penetra a destra, cerca il contatto, manda in aria la palla, peccato per l'errore, ma andrà in lunetta con due tiri liberi utili per avvicinarsi ulteriormente nel punteggio quando mancano 2 minuti e 35 alla fine del terzo quarto e Biella conduce per 51-47, Katie Harrell in lunetta per due tiri liberi. Si concentra Katie Harrell, assegno nel primo dei due tiri liberi a sua disposizione, il sesto punto personale per Katie Harrell, 51-48 qui al Palasclavo, ancora segno anche il secondo per Katie Harrell, meno 2 Menzana, 2.35 da giocare nel terzo quarto, Ferguson in attacco per Biella, in palleggio a chiamare lo schema offensivo, vediamo Ferguson che si sposta e cerca un compagno, esce da un blocco e riceve De Vico, ci prova subito con la conclusione da 3 ma sbaglia il rimbalzo della Menzana con Saccaggi che va velocissimo in attacco con il palleggio, Lorenzo Saccaggi poi torna sui suoi passi e serve Katie Harrell, Harrell in percussione centrale, lo scarico su Tavernari, poi da questi a Bildera sotto canestro, si gira Bildera ma sbaglia il rimbalzo di Mike Hall e poi il pallone per Ferguson, di nuovo per l'attacco di Biella, 1.56 da giocare, peccato per questa conclusione da sotto di Bildera, una Menzana Sandro che aveva comunque impostato una buona azione offensiva con il pallone che era arrivato sotto al proprio lungo, peccato per questo errore di Bildera. Peccato, devo dire che c'è molti meriti da parte di Saccaggi che sta cercando veramente di tenere alto il ritmo di Siena, ora è stato richiamato in panchina da Gricioli per farlo rifiatare e dare un paio di minuti importanti a Mascolo su Ferguson e il deviazione da parte di un giocatore di Siena secondo gli arbitri, probabilmente Mascolo ha toccato il pallone, quindi rimessa per Biella con 10 secondi, la rimessa per Hall da parte di De Vico, va a avvicinarsi ancora al canestro l'intervento difensivo di Siena secondo gli arbitri falloso, il fallo è stato fischiato a Tavernari, è il suo secondo, si riprenderà con
Biella probabilmente con due tiri liberi, così è stato decretato l'intervento su De Vico, si vede è stato considerato al tiro De Vico, va in lunetta e va a realizzare De Vico, torna più Trebiella, stavolta sbaglia ed è il rimbalzo catturato da Siena con Flamini. Mascolo, Taverneri, blocco di Vildera per la penetrazione fino in fondo di RL che porta Siena a meno uno, nono punto da parte di RL. 52-51 per Biella, a 1-14 con Ferguson in cabina di regia, si arresta, tira e trova un grande canestro da tre nonostante la buona difesa di Mascolo. Per Ferguson è la prima bomba della serata, intanto arriva un fischio arbitrale, cambio per Hall che ha avuto un problema a un occhio, un contatto, forse qualche cosa spostato, una lente o qualche cosa, comunque in ogni caso cambio da parte di Carrea. Si riprende quando manca meno di un minuto al termine del terzo quarto e Siena va a realizzare ancora con la penetrazione da parte di RL e Siena torna a meno due. Attacca Biella con Venuto, la percussione centrale, la palla persa dall'Angelico Biella, la recupera la Menzana, buonissimo momento per i biancoverdi con Siena che torna in possesso del pallone con l'opportunità di tornare in parità o addirittura superare l'Angelico, parziale di 55-53 in favore di Biella quando mancano 39 secondi e 6 decimi al termine di questo terzo quarto. È Bruno Mascolo a impostare l'azione offensiva per la Menzana mentre si alza il tifo dei sostenitori biancoverdi, fallo in attacco fischiato alla Menzana al numero 23 Pichi, primo fallo di Pichi in questo caso, una decisione arbitrale alquanto discutibile, ma ne parliamo tra poco. Seguiamo questi ultimi 30 secondi di cronaca con il terzo quarto di gioco, più due Biella, 27 secondi, Venuto scambia con Udom, ancora Venuto in possesso di palla, la palla per Udom, ha spazio per tirare, ci prova da tre punti Mattia Udom, da due punti scusate, toccava il piede, toccava la linea con un piede Mattia Udom e quindi due punti, quarto personale per Mattia Udom, 57-53, ma Siena all'ultima azione per rosicchiare qualche punticino. Vediamo Arrel in palleggio, perde il controllo della palla ma il pallone è toccato da un giocatore di Biella, intanto c'è vediamo la rimessa per l'Angelico con un cambio, fuori Tessitori, dentro Rattalino, ovviamente Carrea vuole proteggere il suo lungo dai falli e vediamo Tavernari in possesso di palla con allo scadere, tira da tre punti, sbaglia, probabilmente era già comunque scaduto il tempo. 57-53, questo è il finale del terzo periodo di gioco con la Menzana in svantaggio di 4 punti. Un commento anche tra pochissimo con Sandro Bonelli e Tommaso Mandriani, ribadisco però prima il parziale del terzo quarto, Siena 57 Biella 53. Allora Tommaso, come promesso, un tuo breve commento a questo terzo quarto prima di sentire anche Sandro Bonelli. Siena è sotto di 4 punti ma è comunque in rimonta, ricordiamo aveva finito il primo tempo sotto di 10, è riuscita a rosicare qualcosina nel punteggio nonostante l'assenza per alcuni tratti del terzo quarto di Myers, obbligata per
problemi dei falli, Siena comunque c'è, ma come ho detto in precedenza c'era probabilmente anche nel primo tempo, solamente che non erano entrati alcune, non erano entrate dentro la retina alcune conclusioni non facili, perché di facile non c'è niente nel basket, ma comunque che si potevano buttare dentro, mentre nel terzo quarto sono entrate un paio di conclusioni dalla lunga distanza di Flamini, un paio di penetrazioni di Harrell, e Siena è lì pronta a giocarsi la partita negli ultimi 10 minuti. Bene, grazie Tommaso. Allora Sandro, 57-53, c'è stato un terzo quarto che ha visto una Menzana sicuramente viva, una Menzana che è tornata in partita, dall'altra parte una Biella che ha cercato di reagire, il vantaggio comunque si è assottigliato, adesso solo di 4 punti. Siena ha trovato nel terzo quarto delle importanti conclusioni, dai 6-75, chiaramente pesano molto canestri realizzati da Flamini da oltre l'arco, così come certamente pesa molto i canestri che Siena ha ottenuto dopo il recupero palla e penetrazioni da parte di Saccaggi. Anche RL l'abbiamo visto più determinato nel finale del terzo quarto, una Biella che comunque tutto sommato ha retto, per una Siena che in ogni caso ha rimontato 6 dei 10 punti di handicap, e l'ultimo quarto che comincia proprio in questo istante con Siena che deve cercare di proseguire il suo tentativo di rimonta. In campo Cirien Myers, Siena che va a sbagliare ma è Myers a recuperare l'offensivo per questa prima azione d'attacco. Tavernari in penetrazione, lo scarico per Vildera, poi Saccaggi ancora in penetrazione, arriva però l'infrazione di passi per Lorenzo Saccaggi, questa è la decisione arbitrale, la palla persa purtroppo per la Menzana. 9-29 da giocare al termine dell'incontro, 57-53, Menzana a meno 4, questo è il parziale anche del finale del terzo quarto, come vi abbiamo detto poco fa su Radio Siena TV, come sempre. Attacca Tessitori, palla per Ferguson, a spazio, ci prova da 3 punti ma sbaglia, rimbalzo di Udo ma in attacco, ancora un'opportunità per Biella, Tessitori, palla pervenuto da questo, da questi a Ferguson che va sul blocco dello stesso Tessitori, poi ci prova Ferguson, ancora sbaglia, c'è però un intervento arbitrale, probabilmente un fallo fischiato a Vildera, proprio così, si tratta per Vildera del terzo fallo personale e di nuovo un'opportunità a Biella, ovviamente il dare sempre un secondo e terza opportunità è ovviamente un vantaggio per la squadra ospite che attacca ancora con De Vico, De Vico difeso da Tavernari, 6 secondi per tirare, De Vico lo punta uno contro uno, perde il controllo del pallone, poi in qualche modo si gira per tirare, sbaglia, gran ribalzo di Vildera e contropiede di Siena con Saccaggi che preferisce rallentare e andare sul blocco dello stesso Vildera, poi Myers che punta Tessitori uno contro uno, va fino in fondo ma sbaglia, grande rimbalzo da parte di Mattia Udom per Biella e Ferguson che torna in attacco per l'Angelico, ancora meno 4 per la Menzana, Tessitori in attacco, fallo in attacco, buona la difesa di Mike Myers, c'è da dire Tommaso che in questo caso Myers ha rischiato non poco perché poteva essere il suo quinto fallo. Myers ha rischiato molto ma ha preso posizione difensiva molto bene, giustamente l'arbitro ha fischiato fallo d'attacco da parte del giocatore di Biella, adesso Siena ha l'opportunità di tornare in attacco, a 8-22 da giocare, sempre meno 4. Vediamo la palla a Tavernari, aspetta l'uscita da blocchi di Katie Harrell che poi penetra a destra, palleggio, l'arresto, tiro indietro, tiro, primo ferro, peccato, troppo corto, transizione velocissima da parte di Biella con Venuto che esagera e commette infrazioni di passi in maniera piuttosto evidente. Siena avrà una nuova opportunità per portarsi ancora più vicino nel punteggio. Infrazione di passi assolutamente grande come una casa per Venuto, 57-53, 7-58 da giocare con la Menzana che attacca con Saccaggi, pallone per Flamini, su di lui la difesa di Udom, Flamini a cercare Tavernari, lo trova, poi è Tavernari che va in palleggio fuori dai 3 punti, palla ancora per Saccaggi, dentro per Mike Myers, spalla canestro, 2 secondi, bisogna tirare, c'è la palla, c'è un fallo fischiato
al numero 16 Simone Flamini, quindi palla persa dalla Menzana, comunque erano scaduti anche i 24 secondi, e il terzo fallo per Simone Flamini. 57-53, punteggio ancora incollato con un nuovo cambio di possesso, stavolta è Biella che torna in attacco con Ferguson in possesso di palla, va Ferguson, vediamo a cercare adesso Mike Hall, Hall contro Flamini, va Mike Hall a giocarsela in palleggio contro lo stesso Flamini, cercare di batterlo uno contro uno, pasticcia un po' Hall, ma il pallone comunque è comunque con per Biella, controllato da Biella in attacco con il numero 21 De Vico che va a effettuare questa rimessa in attacco, attacca Biella, Sandro ancora più qua, Ferguson in palleggio, cerca lo scarico su di lui, buona difesa da parte di Saccaggi, alla fine Ferguson sbaglia, Siena recupera il difensivo, va in attacco Tavernari, arresto, tiro, e sono due punti per Tavernari, primi due punti per Siena in questo ultimo quarto, Siena a meno due, ultimi sette minuti di gara con Biella in attacco, Hall che ci prova da distanza siderale, trova un canestro al limite della fantascienza, gran canestro di Mike Hall con questa tripla che riporta Biella a più 5, 60-55, attacca la Menzana con Saccaggi, Saccaggi punta Udom uno contro uno, va fino in fondo ma sbaglia alzando la parabola, rimbalzo del numero 21 De Vico che palla per Ferguson, Biella che torna così in attacco dopo la prodezza precedente da parte di Hall, adesso Ferguson alza la parabola in percussione e segna il tredicesimo punto personale, 62 sono i punti di Biella, 55 quelli della Menzana, c'è un time out al Palasclavo, ne approfittiamo per fare un commento con il nostro Tommaso Mandriani. Biella con due colpi dei suoi due giocatori più rappresentativi, gli americani Ferguson e Hall, purtroppo ha ricacciato Siena un po' indietro, Siena che aveva avuto nell'inizio quarto alcune opportunità di riportarsi ancor più a contatto, ricordiamo che l'ultimo quarto era iniziato sul punteggio di 57-53 per Biella, purtroppo non è riuscita a sfruttarle, si è portata nuovamente a meno due, poi Mike Hall ha inventato un canestro veramente incredibile da tre punti di fronte al quale c'è veramente niente da dire, e Ferguson per la verità un po' sornione per i tratti di partita sta un po' venendo fuori con il suo talento, la sua rapidità in penetrazione e la sua capacità di segnare in molti modi. Grazie Tommaso, 6-21 da giocare in questo incontro, 62 Biella, 55 Menzana, si riprende il gioco qui al Palasclavo, Saccaggi, KTR, Bucarelli, Flamini e Maiez in campo per la Menzana, con lo stesso Saccaggi a impostare l'azione offensiva, va da Flamini, poi da questi a Bucarelli, uscito da un blocco, si attende l'uscita da parte di KTR che riceve in questo istante il palleggio, poi lo scarico su Maiez, c'è l'inflazione di passi da parte di Mike Maiez, palla di nuovo persa dalla Menzana, ha in questo caso probabilmente, Sandro, una decisione arbitrale un po' discutibile. Ennesima decisione arbitrale discutibile, veramente i giocatori biancoverdi vengono assolutamente mai tutelati. In ogni caso Biella non credo che abbia bisogno di tutto questo, ora va a sbagliare con Ferguson, Siena in attacco con pallone sotto per Myers, cerca di guadagnarsi il centro dell'area pitturata, arrivano 10 falli su di lui, alla fine al decimo fallo è stato fischiato fallo antisportivo, Mike Myers ha lottato come un leone, se li è decisamente guadagnati questi due tiri liberi, antisportivo con Mike Myers in lunetta, poi si riprenderà con Siena in possesso di palla, Mike Myers stavolta realizza il primo dei due, realizza anche il secondo e si riprenderà con
palla al lato e Siena con 5 punti da recuperare, 57-62. Bucarelli in campo per Siena, palla da Flamini, poi Bucarelli, poi Myers che si fa buon posto sotto canestro e va a schiacciare con molto vigore. Siena torna a meno 4, anzi meno 3, 59-62 con Ferguson, palla Udom che tenta la penetrazione, va a sbagliare, recupera Siena la palla con Bucarelli che cerca il compagno Flamini. Siamo negli ultimi 5 minuti di gara, Siena con il re che ci prova, va a sbagliare, il rimbalzo è catturato da Luca Pollone. In campo con 4 falli e palla Ferguson che è un po' l'anima insieme a Hall di Biella in questo finale di gara. Bello il rimbalzo da parte di Siena con Myers, poi Herrer che va fino in fondo, sbaglia ma molto bravo Flamini a recuperare l'offensivo, scaricare su Bucarelli, da Bucarelli a Saccaggi. Saccaggi, mancano 4 secondi, scarica, Bucarelli ci prova da 3, non trova neppure il ferro, rimbalzo catturato da Biella con Hall, palla Ferguson, Ferguson in palleggio, cerca un compagno libero, Siena deve recuperare 3 punti, siamo negli ultimi 4 minuti di gara. Ferguson in possesso di palla, palla per Udom che ci prova dalla media, sbaglia, ma c'è il rimbalzo di Michael e c'è un fallo della difesa biancoverde fischiato a Simone Flamini che commette il suo quarto fallo personale e bravo Michael a prendere il tempo e a conquistarsi questo rimbalzo, è arrivato appunto anche il fallo da parte della difesa biancoverde. Si riprenderà con una rimessa in attacco in favore di Biella, 62-59 in favore di Biella quando mancano 3 minuti e 41 secondi al termine dell'incontro. De Vico, palla per Tessitori, il consegnato per Ferguson, esce da un blocco e riceve De Vico, dentro per Tessitori contro Myers, se la gioca a spalla canestro, va Tessitori, sbaglia, rimbalzo di Myers e Siena che va in attacco con Saccaggi a impostare l'attacco, l'azione offensiva per la Menzana. Attacca Saccaggi, si va da Katie Harrell, andiamo da questi a Myers contro lo stesso Tessitori, vediamo Myers cosa sceglie di fare, lo punta uno contro uno, poi cerca Flamini, fuori per Tavernari, bisogna tirare allo scadere, Tavernari! Non buono il canestro che era andato a segno con una tripla di tabellone Tavernari proprio allo scadere, gli arbitri non hanno giudicato il canestro valido, mancava proprio un secondo dalla nostra postazione, non abbiamo potuto capire se il pallone ha lasciato la mano del giocatore in tempo utile o meno. Questa è la decisione arbitrale di annullare il canestro, 62-59, Ferguson dall'altra parte sbaglia da 3 punti, rimbalzo della Menzana che torna in contropiede, Saccaggi va velocissimo, è un fallo grosso come una casa, non fischiato! Poi però viene fischiato quando però la Menzana era andata a segno, anche in questo caso una decisione arbitrale, adesso riassumiamo quello che è accaduto, il fallo comunque è stato fischiato a Tessitori, allora Sandro un fallo antisportivo inizialmente non chiamato, poi quando Saccaggi è andato a segnare è stato assegnato il fallo. Sì, beh, qui gli arbitri hanno fischiato ognuno per conto suo e chiaramente hanno fatto fischiato un fallo che non so quanto sia stato propizio alla Menzana che deve riguadagnarsi i punti fatti con Saccaggi. Infatti invece di 2 ne arriva solo 1, c'è un possesso che Siena comunque avrà per il fallo intenzionale, Siena che si porta a solo 2 punti di distanza con questo possesso, con il tentativo da 3 da parte di Flamini
non trova il canestro e Siena rimane a inseguire. Attacco avvenuto per l'Angelico, 62-60, 2:20 da giocare. Ferguson, poi c'è un fallo dalla difesa bianco-verde. Approfittiamo di questa piccola pausa per un breve commento, Tommaso. Precedentemente un'azione molto confusa, soprattutto da parte degli arbitri. Azione confusa, avete descritto giustamente bene. Un arbitro ha fischiato in precedenza il fallo antisportivo che comunque c'era, invalidando il canestro. Avevamo acquistato Saccaggi, intanto è ricominciato il gioco con Ferguson che attacca Saccaggi, arresto, tiro, primo ferro. Sta un po' monopolizzando il gioco Ferguson in questo momento. Siena è nuovo in attacco con Tavernari, palla aria. KTR in questa azione d'attacco della Menzana va fino in fondo, sbaglia con l'intervento di De Vico a togliere il pallone dal ferro. Protesta il pubblico, protesta la Menzana, ma il pallone è tornato nelle mani di Biella. Ferguson dentro per Michael, va fino in fondo Michael con questa penetrazione appoggiando il tabellone, al tabellone. 19 punti di Michael, 64-60 in favore di Biella. Saccaggi, Arrel, ancora Saccaggi, dentro per Myers, spalla a canestro, va Myers, arriva la stoppata di Tessitori. Grande gesto di Tessitori in questo frangente, la palla che termina fuori, Myers chiedeva il fallo. Comunque la rimessa per la Menzana con 7 secondi per andare al tiro. Sandro, Saccaggi pronto a rimettere la palla a Flamini, poi ancora Myers, palla su RL, RL va in penetrazione a trovare il fallo da parte di Tessitori, è il quinto fallo, anzi il quarto da parte di Tessitori, e quindi RL in lunetta. Va a realizzare RL il primo dei due tiri liberi, porta Siena a meno 3. Realizza ancora, due punti ancora da recuperare per Siena quando mancano 70 secondi al termine dell'incontro. 64 Biella, 62 Siena, palla nelle mani di Ferguson. Attacca Biella con lo stesso Ferguson che va in percussione, poi lo scarico pervenuto che ci prova da tre punti, sbaglia il ribalzo di Tavernari e adesso la Menzana deve segnare, meno 2, 64-62, Myers segna e subisce il fallo da parte di De Vico, andrà in lunetta per un tiro libero aggiuntivo. E questo è un ottimo segnale per la Menzana che agguanta il parziale, il punteggio di 64 pari, e il fallo è il secondo di De Vico e andrà anche lunetta per un tiro libero aggiuntivo con l'opportunità di passare addirittura in vantaggio. Si concentra Mike Myers, è corta la sua conclusione, si lotta al rimbalzo ma alla meglio Biella. Ferguson in possesso di palla, perfetta parità al palasclavo, 40 secondi da giocare al termine dell'incontro, 40 secondi di fuoco, un incontro davvero avvincente in questa fase con all'insegna dell'equilibrio, 8 secondi per tirare, Ferguson contro Arrel, se la gioca uno contro uno, va Ferguson, ferma il palleggio, perde palla Ferguson, la recupera la Menzana con Tavernari, Saccaggi preferisce rallentare, 15 secondi, ultima azione dell'incontro nelle mani della Menzana, perfetta parità, 10 secondi, Arrel contro Ferguson, va Arrel in palleggio, cerca Myers, Myers da sotto, sbaglia, il rimbalzo di Biella venuto da metà campo, sbaglia, parità ancora, si va al supplementare, perfetta parità, 64 pari, occorre il tempo supplementare per decretare il vincitore di questo incontro. Tommaso da brividi. Finale sicuramente al cardiopalma, non capisco sinceramente, come l'ho detto anche in precedenza, come Biella
abbia affidato la palla in mano costantemente a Ferguson, lasciandolo solo ad inventare dal palleggio, che per quanto sia un giocatore di estremo talento, spesso e volentieri non riusciva a trovare conclusioni sensate contro l'ottima difesa degli esterni senesi, quando invece avrebbe potuto forse cercare molto di più il lungo marcato direttamente da Myers. Myers gravato di falli da ormai lungo tempo, Biella non è stata troppo capace di attaccarlo, forse è stato bravo lui stesso a non esagerare, a difendere e a spendersi quanto gli era possibile. Fatto sta che Siena ha riacciuffato questa partita per i capelli e adesso occorre un tempo supplementare per stabilire chi sarà che si aggiudicherà questa partita. Sandro, 64 pari, la Menzana che è riuscita a ritornare in partita e poi ha avuto anche l'opportunità di vincere. Sì, c'è da rammaricarsi molto sul tiro libero sbagliato da Myers, avrebbe potuto dare la vittoria. E Siena comunque ha fatto veramente un grande sforzo, soprattutto anche a livello difensivo, permettendo poco a Biella, soltanto 7 punti nell'ultimo quarto. Siena ne ha fatti 11, ma sicuramente Siena ha un ottimo secondo tempo, recuperando da un meno 10 che era veramente pesante al termine dei primi 20 di gioco. E allora si riprende a giocare. Occorrono altri 5 minuti per decretare il vincitore di questo incontro tra Menzana Basket 1871 e Angelico Biella. 64 pari al Palasclavo, perfetta parità. Si riprende a giocare. Menzana in campo con Saccaggi, Tavernari, Flamini, Mike Myers e Katie Harrell. Biella che attacca con Ferguson, il pallone è pervenuto, ancora venuto in palleggio. A questi a Michael, ci prova da 3 punti, Michael sbaglia! Il rimbalzo però è dello stesso Venuto, che cerca di servire di picco ma perde palla ad opera di Mike Myers, bravissimo a recuperare questo pallone insieme ad Harrell. Siena che attacca con Saccaggi, vediamo Saccaggi in palleggio, scambia con Flamini, si va da Myers, spalla canestro, poi Tavernari che ci prova da 3 punti, sbaglia Tavernari, si lotta al rimbalzo, alla meglio la Menzana ancora con Flamini che devia la palla nelle mani di Saccaggi. 10 secondi per andare al tiro, vediamo Saccaggi a servire Tavernari, da questi a Myers, la schiacciata di Mike Myers per il primo vantaggio della Menzana, 66 a 64, 19 punti di Myers. Biella in attacco con De Vico, pallone per Tessitori, spalle a canestro, se la può giocare contro Myers, poi alza la parabola, sbaglia Tessitori, Siena conquista un rimbalzo fondamentale, adesso torna in attacco con Tavernari, con Saccaggi, palla per Tavernari, ancora Harrell, 3 minuti e 38 da giocare nel supplementare, vediamo Harrell per Flamini, da questi a Tavernari, cerca lo spazio per tirare, poi serve Myers, poi c'è un'infrazione di passi per Mike Myers, palla persa dalla Menzana. Sandro, sì, ha chiuso bene la difesa di Biella su Tavernari. Tavernari cercava di uscire dal blocco, poi si è trovato raddoppiato e l'azione praticamente è finita lì. 66 a 64, 3 minuti e 27 al termine del primo tempo supplementare, con Siena che ha ritrovato, devo dire, la dose importante di coraggio, difendendo soprattutto. La rimonta di Siena nasce da aver trovato anche qualche canestro importante dalla distanza, ma certamente da una migliore continuità difensiva, Tommaso. Sicuramente, come sicuramente un autentico fattore è Mike Myers, il gioco è ripreso, adesso Biella è in attacco con Ferguson, marcato da Saccaggi, che aspetta l'evolversi del gioco offensivo per i suoi, palla sporcata e poi recuperata da un grande Flamini, Harrell apre per Myers che va a appoggiare a canestro in transizione per il +4, Siena allunga quando mancano 3 minuti e 10 secondi alla fine del tempo
supplementare 68 Siena, 64 Biella. Sicuramente Siena in un momento positivo, probabilmente ha preso slancio dal finale dei tempi regolamentari, quando si trovava a dover recuperare, come spesso succede nel basket, chi insegue nel tempo regolamentare poi si trova, come dire, con più energia almeno all'inizio del tempo supplementare. Time out, come detto, con la Menzana in vantaggio di 4 punti, 68 a 64, quando mancano 3 minuti e 10 secondi al termine di questo incontro. Con ricordiamo, siamo nel tempo supplementare, con il tempo regolamentare che si era concluso sul 64 pari, quindi per adesso nel supplementare soltanto la Menzana a segno con un parziale di 4 a 0. Sta per riprendere il gioco qui al Palasclavo, 3 minuti e 10 secondi da seguire insieme. State ovviamente sintonizzati su Radio Siena e Siena TV per seguire questi ultimi secondi di gioco qui al Palasclavo, con le due squadre che adesso sono tornate sul parquet. Rimessa per l'Angelico. De Vico, palla nelle mani di Ferguson, da questi è Venuto, e lui a portare il pallone in attacco, va in palleggio Venuto, la palla per Mike Hall, consegnato per Ferguson, mancano 10 secondi per andare al tiro. Ferguson in palleggio, vediamo il pallone dentro per Tessitori, ma il grande recupero di Myers ancora una volta, con la Menzana che adesso ha ancora una grande opportunità. Tavernari, vediamo questa azione con Arrel. Arrel è controvenuto, va Arrel a giocarsela uno contro uno, torna sui suoi passi, ancora Arrel uno contro uno, 7 secondi, Arrel fino in fondo, sbaglia il rimbalzo di Tessitori e Biella che torna in attacco con lo stesso Ferguson che pasticcia e perde palla, la recupera Myers. Fallo di Tessitori su Myers, è il quinto fallo di Tessitori, e la Menzana che ha ancora il pallone in mano. Menzana ancora da una grande difesa aggressiva ha fatto nascere questo importantissimo controllo di pallone, fermato da Tessitori con il suo quinto fallo. Abbandona l'ex virtussino il parquet Myers in lunetta, però purtroppo sbaglia. Pesantissimi questi tiri liberi, va a realizzare uno su due per lui, 24esimo punto e più 5 Siena, 5 punti del supplementare sono tutti stati di Myers per la Menzana. Mancano 2:12 con Venuto che ci prova dall'angolo, va a sbagliare, recupera il rimbalzo Myers, palla a Saccaggi, supera la metà campo, un po' di sfortuna per Biella con questo pallone che sembrava entrare poi uscito, e Siena è in attacco con Arrel, attacca Udom, va fino in fondo, sbaglia il rimbalzo però catturato ancora da Myers che trova ancora un fallo, ancora importanza grande dei tiri liberi. È stato fischiato fallo avvenuto, è il suo terzo fallo, e Mike Myers va in lunetta, per lui 4 su 8, solito 50% dalla lunetta per il lungo senese che va a realizzare il primo dei due più 6 Siena, Orto il secondo. Continua sulla media del 50%, 5 su 10 per lui stasera, ed è attacco Biella con il tentativo sbagliato da parte di Udom, il rimbalzo di un veramente stoico Saccaggi. Attacca Saccaggi, palla per Flamini, da questi a Tavernari, 10 secondi. La palla persa da Tavernari, la recupera Ferguson in contropiede per Biella, a segno in contropiede, non ci voleva questa palla persa, 15esimo per Ferguson e 70 a 66, Menzana comunque a più 4, attacca Saccaggi a cercare
Myers, palla persa ancora dalla Menzana, con Ferguson di nuovo in attacco, a spazio a servire Udom da sotto, a segno Udom, mini break per Biella che non ci voleva, due palle perse sanguinose Tommaso per la Menzana. Palle perse sanguinosissime quando invece il momento richiedeva una gestione un po' più sapiente della palla. Siena aveva accumulato una buona dote di vantaggio, peccato perché l'ha sprecata quasi interamente, ma d'altra parte questo è il basket, questo è lo sport, è fatto di parziali e controparziali. Biel è tornata sotto, anche se comunque Siena c'è sul campo un grandissimo Myers, permettetemi di sottolinearlo. Faccio fatica a pensare che ce ne sia uno solo in campo di Myers, perché è veramente ovunque, recupera palloni, prende rimbalzi, conclude, fa canestro, si fa sentire sotto le flance, si butta a terra per recuperare, è veramente un autentico trascinatore della squadra biancoverde in questa situazione, e sta facendo tutto questo camminando un po' sul filo del rasoio dei quattro falli che ha ormai nel suo tabellino da molti minuti, ma non si sta certo risparmiando nemmeno in difesa. Veramente una grandissima partita di Myers, speriamo che il suo sforzo venga poi premiato. Grazie Tommaso. 70-68, si riprende a giocare con le due squadre che tornano sul parquet. 58 secondi di fuoco sono gli ultimi 58 secondi di questo tempo supplementare, lo ricordiamo, che è in corso qui al Palasclavo con il regolamentare che si era concluso sul 64 pari. E adesso 70-68 per Siena più 2 Menzana. 55 secondi, si riprende a giocare al Palasclavo. Harrell in palleggio, Harrell sul blocco di Myers, ancora Harrell dentro per Myers, va a giocarsela uno contro uno appoggiando al tabellone, grande giocata di Myers, 27 i punti personali. Ferguson dall'altra parte, va in palleggio Ferguson contro Harrell, va in palleggio, resta il tiro adesso, sbaglia Ferguson, si lotta al rimbalzo e la palla è per Siena, la palla è per la Menzana con la rimessa per Tavernari. 28 secondi al termine dell'incontro, 72-68 più 4 Menzana, la palla è per Saccaggi, la difesa a tutto campo di Biella, la palla che esce e arriva a Harrell in attacco, va fino in fondo a cercare Myers, Myers preferisce non tirare giustamente e servire Saccaggi, poi arriva il fallo di Ferguson su Tavernari. 14 secondi al termine dell'incontro, Tavernari in un'unità per due tiri liberi. 72 Siena, 68 Biella. Peso specifico incredibile per questi tiri liberi che si è guadagnata Siena con la buonissima amministrazione del pallone. Tavernari va a realizzare nono punto della sua gara, più 5 Siena, mancano 14 secondi. Ancora un tiro libero per Tavernari. Realizza ancora, più 6 Siena, 14 secondi Ferguson. Palla a De Vico che ci prova dalla grandissima, non trova il canestro. Rimbalzo di Myers e finisce qui la partita. Grande vittoria di Siena in rimonta, 74-68. Con un tempo supplementare Siena ritorna a vincere e lo fa nella partita più complicata contro la squadra che fino ad oggi ha comandato il campionato, una grande Biella. Siena con un fantastico secondo tempo ha recuperato da un primo tempo dove Biella onestamente aveva meritato il vantaggio. Manda Biella la terza sconfitta consecutiva, si vede il disappunto di un giocatore come Hall, autore comunque di un'ottima partita, ma probabilmente Biella non ha fatto i conti con la reazione della Menzana, grande reazione dal punto di vista di squadra, dal punto di vista di atteggiamento difensivo e soprattutto un grandissimo Mike Meyer. Allora chiudiamo qui il nostro commento con il punteggio finale che ricordiamo di Menzana 74, Biella
68 con la vittoria al tempo supplementare per la Menzana, che ritrova i due punti importantissimi in campionato. Continuiamo con i nostri commenti dopo il primo commento da parte di Sandro, ancora un commento con il nostro Tommaso Mandriani, un grande tempo supplementare, Tommaso, con una grande vittoria per la Menzana. Grande vittoria, una vittoria di cuore, di carattere, che abbiamo detto più volte non è mai mancato a questa squadra, anche nei momenti di difficoltà.